Ma io su sta cosa devo tirarvi le orecchie, perché il disco non è allegro e molti me lo dicono. Secondo me non è un disco allegro o divertente. Viene scambiato con il fatto che sia allegro, il fatto che magari suonate in maniera molto energica e con tiro, con abbastanza, come suona abbastanza aggressivo. Sì, però in realtà i pezzi sono molti pezzi, quasi tutti sul minore, cioè un po'. Non dico che sono pezzi tristi, però hanno. Un po' malinconici, sì. Comunque. Cioè, comunque se non fossero tirati sarebbero dei ballatoni alla fine. Folk rock, non so. La cosa più naturale è farci un disco, organizzarci tutto quanto noi, e stamparlo, fare le copertine, registrarlo. E alcune cose le capisci meglio tu direttamente, quindi man mano avendo esperienze con etichette, vedendo che alcune robe non funzionavano, così ho detto allora adesso possiamo provare forse a farlo noi. Che... E lavorare con gente che più o meno ha la nostra stessa mentalità, sì, il nostro esatto. Stesso approccio a... alla musica, a suonare in giro, eccetera. L'ispirazione arriva da uno scrittore di Ferrara che si chiama Eraldo Baldini, che ho scoperto da poco e ambienta, diciamo, tutti i suoi racconti noir nella zona della Bassa Ferrarese. Mi è piaciuto, diciamo, prendere l'idea e trasportarla in un'ambientazione più vicina a quelle che sono sempre state le influenze della band, quindi il sud degli Stati Uniti, quel tipo di scrittori lì, Faulkner, Cormac McCarthy. E il disco è uscito in maniera molto naturale. I lived in a house close to Cold Stone Road. This prayers and sinners will have known them all. There was an old creepy state you a Duisburg in un house party di ragazzine in una cucina. Vince ha dato una ragazzina e gli ha chiesto: ma ok, se arriva la polizia? E gli ha detto: perché tu hai paura della polizia? È stato umiliato da una ragazzina di 16 anni. Keeps his
Sì, prova, siamo Mojo Matix, è praticamente una bomba.